Care amiche e cari amici di Barba Sofia, ho un film da consigliarvi di Holdovers, lezioni di vita del regista Alexander Payne e in sala dal 18 gennaio. È una storia scritta bene, la trama è avvincente, è un viaggio interiore, gli attori sono strepitosi. Il film racconta la storia di tre persone costrette a vivere insieme in un college da soli durante le vacanze di Natale. Siamo negli anni 70. Sono dunque trattenute queste tre persone all'interno del college di Holdovers, i trattenuti appunto, ma questo essere trattenuti darà vita ad una lezione di vita appunto strepitosa. È la storia dunque di tre persone, di un professore burbero, introverso, appunto scorbutico, interpretato da un sublime Paul Giamatti. È vero, Paul Giamatti è un attore strepitoso, un attore veramente incredibile. Ebbene, in questo film si supera, dà vita a un'interpretazione veramente stupenda. Ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista e ha dedicato, tra l'altro, questo premio agli insegnanti, a noi insegnanti, care colleghe e cari colleghi che mi state seguendo. Dunque, ci prendiamo ben volentieri questa dedica, perché lo sappiamo, è un mestiere, il nostro, che richiede più che mai slancio, empatia, coraggio, voglia di mettersi appunto in gioco. Dunque, la storia di un professore burbero, scorbutico, con dunque una vita molto molto complessa alle spalle, e di un giovane studente costretto lì perché la mamma comunque è andata anche un viaggio di nozze con un nuovo marito, ed è il ragazzo veramente interpretato da Dominique Seca, che è una rivelazione, veramente una delle prime interpretazioni di questo giovane attore, di cui sentiremo sicuramente parlare, perché è veramente empatica la sua interpretazione. È un ragazzo che sa immediatamente coinvolgere lo spettatore. Il suo è un personaggio forte che emerge appunto con vigore all'interno del film, ed è uno dei protagonisti. E poi c'è una terza persona trattenuta dentro appunto il college, che è appunto una cuoca interpretata dall'attrice cantante The Wine Joan Randolph, che anche in questo caso è incredibile, e ha vinto anche ella un Golden Globe come attrice. Dunque parliamo di tre interpretazioni sublimi. Il film ruota intorno a queste tre persone, le cui vite si intrecciano, le vite si intrecciano e si intrecciano in maniera più che mai dinamica. Perché il film ci racconta che da persone diverse che si scontrano può nascere ovviamente un incontro. In questo possiamo dire che il film è dialettico, no? Per dire, no? Quasi eracliteo. Dunque, lo scontro tra opposti genera un divenire virtuoso, e dunque questi tre personaggi con una vita molto molto complessa, in modo per la cuoca ha una solitudine anche interiore lacerante, perché ha perso suo figlio nella guerra del Vietnam, e dunque c'è anche il tema della guerra come, no, sottofondo a questa storia. Dunque tre solitudini, ma tre caratteri anche diversi, dunque tre opposti che si scontrano, ma scontrandosi si intrecciano, e dunque scontrandosi si incontrano. Questo scontro è dunque la lezione di vita, perché i personaggi si inseguono, si ricercano, perché i personaggi alla fine cadono, litigano durissimamente, in modo particolare l'insegnante e lo studente litigano in maniera furente. Qua potremmo dire litigare fa bene, il litigio come motore dell'apprendimento, perché litigano, cadono, ma poi si rialzano, e quando si rialzano sono cambiati, dunque crescono attraverso lo scontro, e questo è anche appunto
un processo di apprendimento e di crescita. L'apprendimento e la crescita passano attraverso lo scontro, la caduta, il rialzarsi, e dunque è un cadere reciproco, e per poi rialzarsi si debbono aiutare, ed è questo che avviene in tantissime scene del film, in cui appunto l'insegnante e lo studente, dopo aver litigato, ma anche la cuoca, sono costretti a trovare magari una sintesi, un accordo per sopravvivere, per sopportarsi, ma poi si passa dal sopravvivere al vivere. Ed è questa anche l'arte, no, dell'insegnamento. Dobbiamo metterci in gioco, ovviamente noi insegnanti con gli allievi, dobbiamo anche scontrarci per crescere, ma soprattutto non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che l'apprendimento, l'insegnamento, la crescita all'interno di un processo appunto educativo, formativo, è una relazione. Insegnare e relazionarsi. E così il professore Burbero fatica a relazionarsi, così lo studente fatica a relazionarsi, così la cuoca fatica a relazionarsi perché appunto il dolore interiore, una famiglia disfunzionale, si trovano insieme, devono diventare famiglia per poter sopravvivere, e poi alla fine finiscono per vivere. Perché? Perché queste difficoltà di incontrarsi verranno superate e si passa alla relazione. Tre persone che hanno difficoltà a relazionarsi, alla fine si relazionano. E lo ripeto, l'arte dell'insegnare, l'arte dell'apprendere, l'arte di un processo formativo fertile e fecondo sta nella relazione. Questo film è un viaggio di relazioni interiori, di emozioni, è un viaggio di crescita. Andate a vederlo, fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate questi commenti e come al solito poi ne parliamo insieme. A presto!